E per risolvere tutte queste problematiche, in qualche modo lei ha avanzato anche l'ipotesi di scendere in campo in prima persona, addirittura candidandosi a sindaco nel prossimo futuro? Allora, questa è una proposta che la gente vuole, una proposta che non sottovalutiamo, anzi, ti dico di più: ho avviato il tutto, anche la documentazione, ne parleremo subito dopo la festa, perché ci sono dei motivi principali che non voglio sottovalutare. La prima cosa. Facendo le ricerche ho notato un po' la storia del francescanesimo. I frati sono stati sempre quelle figure determinanti per la vita sociale, politica e amministrativa di qualsiasi città. Basta ricordare San Bernardino da Siena, da cui dipende anche questo convento, che ha creato le banche. Sapete che le banche sono mantenute e sono state curate dai frati. I frati hanno creato le banche. L'istituzione bancaria è nata da San Bernardino, da Siena. Ecco perché, quando nel terremoto dell'Aquila cadde la chiesa di San Bernardino, il Monte dei Paschi di Siena si prodicò per fare la chiesa perché San Bernardino è il patrono del Monte dei Paschi di Siena. Quando a un certo punto avanzava l'esercito dei musulmani al Belgrado, San Giovanni da Capestrano istituì il grande esercito che fermò l'Islam a fil di spada ed è diventato il grande santo. Oppure padre Gemelli, per fermare l'ideologia comunista che avanzava, creò la famosa Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo stesso Don Luigi Sturzo, creò la democrazia cristiana, cioè per dire eh, ci sono state persone che si sono prodicate per il bene della comunità. Ora io dico a tutti, e credo che attraverso l'intervista mi ascoltano tutti, io non avendo nessun ruolo, la mia provincia di religiosa, è come se io non esistesse più, quindi ormai eh, sono libero e indipendente, eh, non faccio né il guardiano, né il rettore, né l'economo, quindi sono libero. Per quanto riguarda la mia diocesi non ho nessun incarico perché loro ritengono che io non posso occupare nessun incarico e quindi sono libero. Tenendo presente che l'unico punto che era impegnato era la festa e che ora non sarò più impegnato perché purtroppo credo che dopo tutte queste questioni è giusto anche togliere di mezzo. Quindi sono libero. Se sono libero perché non posso fare qualche cosa per la mia città gratuitamente? senza prenderne stipendi, ma con la massima libertà di fare, di operare come ho sempre fatto. Quindi, eh, in questi giorni dopo la festa, iniziamo tutta quella parte burocratica per iniziare questo cammino con la città, senza contestare né le vecchie amministrazioni, né quelle che c'è state, né Gravagnola, né Messina, né GAD né Fiorì, se ne sono passate tante da questo a Cava, anzi, se loro ci possono aiutare per fare questo cammino nuovo, che ben venga. Sono tutti bravi perché bisogna prendere il positivo e mettere l'uomo al centro di tutto. Se riusciamo a mettere l'uomo al centro di tutto, che è immagine e somiglianza di Dio, e prendere il positivo di tutto, credo che a Cava potrebbe essere l'ombelico del mondo. E dato che abbiamo la possibilità, sia a livello mentale, sia a livello organizzativo, sia a livello anche economico, perché di per sé tutti coloro che mi vorranno seguire lo dovranno fare gratuitamente, credo che a Cava da oggi in poi possiamo iniziare un cammino nuovo, ufficialmente. Quale sarebbe la principale novità di una sua eventuale amministrazione? Prima di tutto a fianco all'uomo. Rendere in evidenza i problemi dell'uomo che abbiamo sul territorio, quindi caso, ospedale, eh, strutture per accoglienza, sono i problemi principali perché ogni uomo, lo ripeto, possiamo dire Dio stesso che è presente sulla terra. E poi fare tutto secondo la logica della famiglia e dell'amore vicendevole. Il sindaco non può essere colui che comanda, ma colui che serve. Cioè, la mattina io devo servire gli altri come ho sempre fatto nella mia vita. Certamente probabilmente le cose non possono essere compatibili, vedremo, ma se devo chiedere anche una sospensiva di 4 anni, se per il bene della mia città, la mia città perché credo, perché fino adesso non ho trovato una persona che si impegni 24 ore su 24 gratuitamente per la propria città, io lo faccio con grande amore e passione, disinteressatamente, lavorando con lo stesso ritmo da mattina a sera come ho sempre fatto per 20 anni. Sì.